Stelle, dico mafia e Firenze, che cosa le viene in mente? Niente. Come mai non le viene in mente niente? Perché purtroppo per dei luoghi comuni che abbiamo assorbito, la mafia è legata ai paesi del sud. Ci siamo avvicinati perché ci sembrava una persona che comunque si poteva dare informazioni utili e ha detto sì, ve lo dico io, c'è la mafia e c'è la camorra, stanno comprando tutti i fondi che vedete e è pericoloso perché io lo so che ci sono a giro e potreste incontrarli. Qui è cominciata la nostra avventura. Per la prima volta in Calabria un gruppo di giovani avvia una cooperativa sociale su un terreno confiscato alla mafia. Era un terremoto, era una rivoluzione. Questi sono i nostri agrumeti. Le nostre clementine raccolte da queste ragazze da noi vengono poi vendute nei punti di Unicoop Firenze, nelle vostre terre. Sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto con questa associazione, con questa cooperativa. È difficile comunque comporre una lettera a dei familiari di vittime di mafia. Abbiamo paura di toccare qualche tasto che può ferire. Quando hanno ammazzato mio fratello a 21 anni, perché era un dolore privato, rimaneva dentro le nostre mura, l'aver incontrato queste persone straordinarie, quel dolore lo ha portato fuori. Era innamorato della ragazza sbagliata, diciamo. Non mi garba, ragazzo, ma perché la ragazza deve essere sbagliata? Non l'ho capito io. Le mafie non esitano a colpire chiunque diventi un ostacolo al raggiungimento dei loro obiettivi. La lotta alla mafia riguarda tutti, nessuno può dire non mi interessa. Ci siamo occupati di tirare fuori e di raccontare la storia di Rossella Casini. Voi la conoscete questa storia? Rossella convince il fidanzato a chiedere protezione allo Stato. È uno squarcio nell'omertà, è la sua condanna a morte. Allora uomini, donne della 'ndrangheta, delle mafie, diteci almeno dove l'avete sepolti. Fabrizio Nencioni, Angela Fiume, Nadia Nencioni, Caterina Nencioni, Dario Capolicchio. Abbiamo visto la statua d'oro che raffigura le vittime della strage. È una poesia che ha scritto una vittima. La bambina. Dammi un attimo la penna. Anche noi ci impegniamo a mantenere vivo il ricordo e a portare avanti questa dura lotta insieme a voi. La paura è cosa vostra. L'ignoranza opprime, la conoscenza libera. Adesso vorrei, ragazzi dell'Istituto Tecnico Dago Mali di Prato. Siamo giovani studenti, siamo partiti spensierati. Eravamo assai contenti, in Calabria siamo andati. La mia testa ora è cambiata, tutto ormai voglio sapere. La realtà si è trasformata, tutti noi dobbiamo vedere. Il progetto l'ho trovato alla fine molto interessante, ho scoperto cose che diciamo non sapevo della mafia. Prima di questa esperienza non è che ci si pensava tanto, cioè è giusto approfondire ormai, cioè nel senso abbiamo iniziato questo percorso. Oh, ma rispondi un po' anche te. Stavi rispondendo te. Oh.